Il film, che fu terminato nel 1965, era stato finanziato dalla regione per, diciamo, la semplice propagandare il piano di rinascita. Non solo un grande intellettuale, ma era anche un grande uomo. Era una personalità straordinaria, un amico come quelli che si sognano quando uno ha desiderio di un amico come si deve, intelligente, buono, pronto allo scherzo. Noi abbiamo fatto tutti questi lavori con Renzo, in mezzo a mille scherzi, mille invenzioni. Ricostruire la filmografia di Fiorenzo è difficile quanto ricostruire la filmografia di Orson Welles. Cioè, ogni volta che io andavo a Sassari, lui cambiava la sua filmografia, perché si ricordava di aver fatto quest'altra cosa. E ancora oggi siamo alle prese con un lavoro di filologia, tutto da fare su molti materiali.